Assessore Coppa, ci sono delle importanti novità sulla differenziata, poi naturalmente entreremo più addentro questo problema della raccolta. Ma le importanti novità per quanto riguarda la città di Siracusa sono il fatto che entro luglio verrà completata tutta l'intera città, nel senso che tutta la città sarà servita dalla raccolta differenziata porta a porta, quindi anche la parte alta della città. Quindi invito tutti i cittadini che hanno già ricevuto, diciamo, le comunicazioni per avere le attrezzature, ad andare a ritirarle laddove necessario e quindi ad organizzarsi per fare la differenziata. Questo è importante perché è evidente che con la chiusura di tutta la città sicuramente le percentuali di raccolta differenziata aumenteranno. E ancora una volta ribadisco che non è, come dire, una scelta, è un obbligo, e che la regione siciliana, come già avevo detto a marzo, aprile, maggio, giugno, se non si raggiunge il 30% di raccolta percentuale differenziata ci costringerà a portare la differenza all'estero con costi che si raddoppieranno. Quindi è interesse non dell'amministrazione, è interesse innanzitutto dei cittadini di differenziare, e poi chiaramente interesse dell'amministrazione che questo avvenga per evitare quindi che vi siano costi aggiuntivi. In questo momento, mese di giugno, dato ufficiale, la raccolta differenziata è al 22%. Ricordo sempre che siamo partiti da un dato del 4%. Tutto questo nell'ambito di, diciamo, nell'arco di 7-8 mesi. Abbiamo nelle aree dove già la raccolta, nelle circoscrizioni dove già la raccolta è stata avviata da mesi, abbiamo percentuali che superano abbondantemente il 50%, in alcuni casi nel mese di giugno a Ortigia abbiamo oltre il 64%, la Borgata abbiamo oltre il 58%, Belvedere supera ampiamente il 55%, diciamo che c'è stato un piccolo passo indietro di Cassibile che è sceso leggermente sotto il 50%. Allora, mi aspetto che entro 20 giorni, un mese al massimo, superiamo questa percentuale del 30% per l'intera città, ma è necessario che, oltre che il gestore, come dire, svolga il servizio correttamente, è necessario che però i cittadini conferiscano in maniera corretta. So che ci sono difficoltà e problemi nelle zone balneari dovute innanzitutto a un ritardo del gestore del servizio, che doveva iniziare questo servizio a fine marzo 2018 e invece l'ha iniziato a fine maggio. Dovute al fatto che comunque non è ancora chiaro che e nella raccolta di prossimità c'è cassonetti stradali, cioè sono i cassonetti per l'umido, i cassonetti per la plastica, i cassonetti per il vetro. Se le persone continuano a non differenziare, sì, avremo solamente un accumulo di indifferenziato. C'è un rispetto anche dell'ambiente che cercheremo di spiegare, e quindi anche lì fra poco verrà fatta brevissima un'ordinanza dirigenziale nel quale verranno, come dire, disciplinati anche gli orari di conferimento per la raccolta di prossimità nella zona balneare, visto che le persone, diciamo, conferiscono in maniera alquanto avulsa e disordinata. Faccio degli esempi: Santa Teresa di Longarini abbiamo una situazione nella quale nell'arco di 2 settimane sono state fatte oltre 200 sanzioni. Allora, non è accettabile, i controlli li stiamo facendo, sono state triplicate gli agenti di polizia municipale che si occupano anche di controllo di rifiuti in materia ambientale, però non può essere lasciato tutto e sempre solo al controllo. I cittadini devono fare la loro parte, l'amministrazione deve fare la sua parte e il servizio deve essere fatto bene. Per quanto attiene la questione dei carrellati davanti a condomini e davanti a esercizi commerciali, forse c'è un po' di incomprensione tra utenza e amministrazione. Ma io non credo che ci sia un'incomprensione. La differenziata non l'abbiamo inventata a Siracusa, e anche la collocazione dei bidoni, dei carrellati, non è un'invenzione di Siracusa. Ci sono altre realtà, città del nord, dove è avviata da 20-25 anni, in cui c'è un principio molto semplice. La regola è che devono essere internalizzati. Dopodiché, se non vi sono oggettivamente spazi all'interno o dell'attività commerciale o del condominio o del fabbricato, in alcuni posti e in alcune situazioni è oggettiva, tipo alcuni condomini nella Borgata, nella zona di Santa Lucia, ma ci sono realtà dove più che altro è un problema proprio di pigrizia, di cultura. Mi è capitato la scorsa settimana, se non ricordo male, anzi 2 settimane fa, di vedere improvvisamente Viale Terracati piena di carrellati condominiali, e ho immediatamente preso l'informazione per capire da chi era stato autorizzato, e non era stato autorizzato da nessuno. In secondo luogo era incomprensibile perché è un condominio dove ci sono ampi spazi all'interno. Allora, il tema è che bisogna capire che il sistema funziona così: si internalizza, nel senso che devono stare all'interno laddove è possibile, e dopodiché
si deve organizzare per, negli orari di conferimento, per poter portare, diciamo, i bidoni rispetto alla frazione che quel giorno viene raccolta fuori. Questo avviene in tutta Italia così, non capisco perché a Siracusa debba essere differente. Per quanto riguarda invece la posa in opera della fibra ottica, ci sono state lamentele di motociclisti e ciclisti. L'amministrazione cosa pensa di questo? Ma allora, questo è un aspetto strettamente gestionale. Anche in questa città cerchiamo di capire quali sono le responsabilità di ordine amministrativo, di indirizzo della giunta, dei sindaci, degli assessori, e quelle che sono le responsabilità gestionali, cui noi abbiamo l'obbligo ovviamente di controllare. È ovvio che sono lavori che sono stati sotto il controllo sostanzialmente del dirigente, il quale mi ha assicurato che quegli interventi di manutenzione verranno fatti in maniera corretta e verranno risistemato, diciamo, la pavimentazione stradale in maniera, come dire, ottimale. E vedremo quando verranno terminate tutte queste ripavimentazioni come verranno fatte e se sono state fatte bene.